Salve a tutti ragazzi, SR Cristiano oggi per voi e benvenuti a questo nuovo video. Come potrete sentire dal tono di voce, sono raffreddato frascico e inoltre, come avrete intuito dal titolo del video stesso, questo non è un video appunto riguardante la Roma, ma come avevo annunciato nel video del 24. Se non sbaglio, e oggi questo video sarà un po' diverso. Perché? Perché oggi parleremo dello Hobbit 2, La desolazione di Smaug. Allora, io sono un grandissimo amante della serie, in senso dei libri del buon signor Tolkien. Mi è piaciuto anche particolarmente Il Signore degli Anelli, difatti è la mia trilogia preferita in assoluto, anche cioè, perché io distingo i film tra trilogie e film singoli. Trilogia preferita Signore degli Anelli, ma se fossero tutti e tre film singoli sarebbero i miei primi tre film preferiti, per cui diciamo è l'universo fantasy che io adoro maggiormente. Ho letto tutti i libri, per esempio Il Signore degli Anelli, Lo Hobbit, Il Silmarillion, I Racconti Perduti e Ritrovati. Quindi, cioè, io sono davvero un appassionato e mi piace sempre più espandere questo fantastico mondo che si ambienta nella Terra di Mezzo. E diciamo che vedendo questo film, già dal primo ero rimasto deluso, anche se, diciamo, è il primo, forse recupera negli altri due. Ma non ha recuperato, anzi si è affossato ancor più. Perché? Allora, secondo me c'è da fare un discorso alla base delle critiche di questo film. Perché se noi prendiamo questo film come questa trilogia, ovviamente, questa trilogia come trilogia a sé stante, completamente dissociata dal Signore degli Anelli e dal libro stesso, è un buon film. Ma è stato annunciato come prequel del Signore degli Anelli e da lì non può uscire altro che merda. Perché? Il Signore degli Anelli ha dato emozioni al di fuori del comune. È, pensate, la trilogia che ha vinto più Oscar nella storia del cinema, e Il Ritorno del Re, con 12 Oscar, mi pare, è il film che ha vinto più Oscar in assoluto. Per cui diciamo che non era un filmaccio da poco, no? Ma non solo questo, Il Signore degli Anelli è stato votato, ha vinto il premio di miglior libro del secolo scorso, ovviamente, perché questo è appena cominciato. Cioè, insomma, non stiamo parlando di robetta, ma anche lo Hobbit, sia come, li cioè, come libro, è davvero un grande capolavoro. È un libro solo, tra le altre cose, per chi non lo sapesse. Cioè, davvero un bellissimo libro. È una delle prime opere di Tolkien. E ancora la sua concezione della Terra di Mezzo si deve andare a maturare. Però vediamo davvero delle bellissime cose nello Hobbit inteso come libro, che poi nel Signore degli Anelli si vanno a evolvere nella loro forma finale, dando quel capolavoro che è uscito oggi. Oh. Fatto questa breve introduzione, nello Hobbit ci sono varie problematiche che rendono questo film non degno di nota. Allora, sicuramente ci sono dei buchi di sceneggiatura incredibili, perché se noi ora prendiamo lo Hobbit, no? Prequel del Signore degli Anelli, io vorrei ricordarlo perché è stato annunciato come prequel del Signore degli Anelli, non un film ispirato al libro Lo Hobbit come è stato il Signore degli Anelli, no, ma bensì un prequel del Signore degli Anelli. Come per esempio la seconda trilogia di Star Wars, è stato un prequel della prima, ok? E dava una storia unitaria partendo dal prequel, uno arriva al film finale, giustamente, no? E oh, però ci sono dei buchi di sceneggiatura incredibili, che se noi prendessimo ora lo Hobbit, il Signore degli Anelli non avrebbe senso già dal secondo film. Volete qualche esempio? Beh, allora, esempio più eclatante di questo fatto, non so come dirlo, e è stato quando allora, però una cosa, mo che ci penso,
Questo video, dissesterò tutta la trama, cioè vedremo quello che è successo nel film e vi spiego cos'è che non va. E quindi chi non avesse visto il film, diciamo, se non vuole spoilerarselo, gli consiglio di non vedere questo video. Però, insomma, è necessario per portare avanti le mie tesi fare esempi concreti nel film. Per cui, io vi ho avvertito, ora cominciamo. Allora, avete presente quando Gandalf va a Dol Guldur, cioè dove la tana degli orchi, per capirci, per chi non fosse pratico tra virgolette, pratico della Terra di Mezzo, a Dol Guldur ci sono gli orchi, c'è cioè Azog, l'orco bianco, che tra le altre cose è stato ucciso da il proprozio di Bilbo, coso, Ruggitoro. Avete presente nel Signore degli Anelli, no? No, no, è lo stesso. Non mi ricordo chi l'aveva detto. Comunque, mi pare nello stesso Hobbit. È stato ucciso dallo zio di. Il proprio zio di Bilbo con un colpo di ascia. Gli ha decapitato la capoccia. E Azog, il profanatore, è morto. Quindi non si sa come cacchio è arrivato a finire lo Hobbit. E questo era un problema che ci portavamo già avanti dal primo film. Ma comunque, mi è venuto in mente adesso, tra le altre cose. Comunque, dicevo, Gandalf va a Dol Guldur, lui sa che quella è la tana del nemico, d'improvviso incontra Sauron e combatte con Sauron. A parte il fatto, no, che non ha senso, perché Sauron è un Maiar, ma un Maia, di quelli più potenti. Gandalf è uno stregone, anch'esso Maia, ma più debole, quindi Gandalf, essendo che non c'hanno scherzo di anni, c'è cioè una cosa come 7-8 mila, dovrebbe essere in grado di capire da sé che contro Sauron non può fare un cazzo. Ma ugualmente lui va lì e ci combatte. Ovviamente viene sconfitto, come abbiamo visto nel film, e viene catturato. Poi non voglio sapere come nel terzo cacchio si libera, io spero che non arrivino le aquile, sennò mi incazzo. E questo finisce la vicenda di Sauron e Gandalf. Oh. Problema numero uno di questa storia, come l'ho già detto, Gandalf sapeva di non poter vincere a prescindere, che cazzo c'è andato a fare? Ma vabbè. Secondo problema. Ora, sicuramente, ovviamente, nel terzo film Gandalf in qualche modo si ribellerà, no? Ma Gandalf quando tornerà a casa, no? Perché ci tornerà, scusate se mi gratto qui ma c'ho un dolore. Quando tornerà a casa, voglio dire, avvertirà qualcuno che lì c'è Sauron, e perché aspettano altri 100 anni per, cioè per andare ad attaccarlo? Che poi nel Signore degli Anelli, appunto, primo buco di sceneggiatura è proprio questo, è se loro sapevano già che Sauron esisteva, che Sauron era potente, che Sauron aveva un esercito, perché non hanno attaccato prima e hanno continuato a temporeggiare, come effettivamente è stato poi nel Signore degli Anelli, noi abbiamo visto tutta la vicenda con Gandalf e Saruman, il dubbio. C'è Sauron, non c'è Sauron, che facciamo? Attacchiamo, non attacchiamo? Lì, voglio dire, non avrebbe più senso, perché tu 100 anni prima sapevi che Sauron c'era, sapevi che avevi distrutto i suoi eserciti, perché nel terzo, diamine, vabbè, comunque dopo distruggeranno i suoi eserciti, non vi spoilerò il terzo film, cioè, perché ho letto il libro, quindi so quello che accadrà, spero, se Jackson non impazzisce e mi crea qualcosa di completamente diverso, dovrebbero essere distrutti gli eserciti di Sauron. Cioè, Sauron senza esercito, siete cinque stregoni, attaccatelo, cazzo. Sì, perché voi non lo sapete perché non avete letto i libri, ma vi sono cinque stregoni: Radagast il bruno, Gandalf il grigio, Saruman il bianco e i due blu. Però questi due blu non servono a un cazzo praticamente, cioè stanno lì, vagano, ma sono completamente inutili, però ci stanno e sono Maia, cioè esseri superiori, fate conto, degli semidei, ok? E quindi dovrebbero riuscire a sconfiggere Sauron, ma perché non vanno? E questo è il buco di sceneggiatura più grande, secondo me, che vi è in questo film. E poi, sinceramente, anche nella stessa sequenza in cui ci sono Gandalf e Sauron che combattono, si vede l'occhio di Sauron, no? È presente, sente la linea nera al centro dell'occhio, come è normale che ci sia, no? Jackson gli è venuta la brillante idea di farmi credere che quella è la sagoma di Sauron, no? Se è l'occhio, non è quella la sagoma di Sauron, secondo Jackson. E
E questo secondo me è il buco di sceneggiatura più grande. Ora scusate se guardo il computer, ma mi sono fatto una scaletta. Poi, allora, oddio Cristo, allora ci sono varie cose. Poi, oltre questo, oltre ci sono altre varie problematiche che mi hanno davvero fatto incazzare. Allora, nel film, come voi tutti saprete, compare Legolas, cioè non è che compare, fa una buona presenza, insomma è presente per la maggior parte del film, è uno dei personaggi principali, potremmo dire, perché combatte, insomma fa il figo, no? Ora, Legolas effettivamente è un principe del reame boscoso del nord, appunto di Bosco Atro, ed effettivamente avrebbe senso che lui, essendo principe, quindi figlio del re, fosse presente in queste vicende. Magari Tolkien allora ancora non aveva ideato il personaggio che poi ci sarebbe stato nel Signore degli Anelli, ma comunque un senso logico ce l'ha, cioè è più che plausibile che Legolas avesse potuto far parte di queste vicende, anche se, come ho già detto, Tolkien allora non aveva ancora creato il personaggio, quindi ovviamente non poteva starci, però averlo inserito ha senso. Ma qual è il problema di questa cosa? Come abbiamo visto tutti, nel Signore degli Anelli, Legolas è un elfo saggio, lui sa cosa fare, lui cerca l'amore, cioè l'amore tra virgolette, l'amicizia tra i popoli, difatti è lui che vuole avvicinarsi a Gimli come amico e come compagno di battaglia. Gimli in principio è restio e poi, come abbiamo visto tutti nel Signore degli Anelli, sto parlando questo, combattono assieme e diventano grandi amici. E vengono detti, cioè, comunque, sanciscono di nuovo l'amicizia tra elfi e nani, giusto? Nell'Hobbit, il personaggio di Legolas è completamente diverso dal Signore degli Anelli. Ora io non so se nel terzo film ci sia un'evoluzione psicologica del personaggio in modo tale che diventi quello che poi sarà nel Signore degli Anelli, però fino ad ora abbiamo visto Legolas come elfo stronzo che vuole uccidere qualsiasi cosa respiri e, insomma, non, completamente opposto, un personaggio completamente opposto a quello che abbiamo visto nel Signore degli Anelli. Avventato, va a cercare sempre la battaglia anche quando non è necessario, insomma, è un personaggio completamente diverso. E questo, non lo so, però io dico, l'ho inserito perché comunque era per informare chi ne fosse all'oscuro, perché comunque, cioè, secondo me ci sarà un'evoluzione del personaggio. Poi, altra cosa che non mi è andata molto giù è Tauriel. Allora, nel libro questa Tauriel non viene mai citata, come ho già detto, non fa mai parte della storia e c'è, no? E io dico, allora, come Legolas, no, comunque era plausibile che lui potesse partecipare perché principe, figlio del re, quindi ha senso, no? Però, insomma, Tauriel, che poi non è che fa una parte di poco conto come Legolas, che alla fine non è che influisce effettivamente sulla trama principale. Qui si parla di Tauriel, che, cioè, non ha, porca troia, influisce pesantemente perché libera, aiuta i nani a scappare, che poi gli orchi, tra le altre cose, non li hanno mai attaccati quando stavano fuggendo da Bosco Atro. Non so, ma non c'erano sti cazzo di orchi, non c'erano. Gli orchi c'erano solo quando li hanno attaccati, erano presenti che stavano nella foresta e tiravano le pigne incendiarie, lì c'erano gli orchi, e poi se ne sono sbattuti altamente, va bene? Non c'erano a quel punto, come ripeto, scusate per la voce, ma sto che pezza al culo, oh. Non ha senso, sinceramente, e quindi io non so cosa pensare. Tauriel arriva, si innamora di Fili o Kili, mi pare Fili, ma non ne so sicuro, cioè li confondo sempre quei due, e quindi, cioè, voglio dire, influisce pesantemente, che poi, come personaggio, non avrebbe neanche tanto senso, perché un nano e un elfo, cioè, se fosse stato veramente così, che ci si fossero innamorati, non avrebbe senso che poi nel Signore degli Anelli, Legolas e Gimli si sarebbero andati a scontrare principalmente, no? Perché voglio dire, tu già lo sai che ormai
Elfi e nani si sono già avvicinati. Perché cazzo devi litigare, no? Che poi, tra le altre cose, Fili, veramente non vi posso spoilerare, però, tra la compagnia dei 13 nani c'era anche Gloin, che era padre di Gimli, e qualche anticchia di parola gli avrà detto, no? Quindi, non lo so, sinceramente, sono perplesso abbastanza anche su questo personaggio. Secondo me muore nel terzo. Non lo dico perché ho letto il libro, ma secondo me muore. Però, vabbè. Poi, sempre riagganciandoci al discorso, vedete, tutto logico, di Fili e Kili, quello, non quello biondo, quell'altro che non mi ricordo come cazzo si chiama, mi sa Fili, ma non ne so sicuro, e viene colpito da una freccia. Voi direte, giusto? Colpito da una freccia. Ma questa freccia ha fatto più casini lei che Sauron. Allora, primo punto viene definita la freccia come freccia Morgul. Ora, secondo me Jackson i libri neanche li ha letti, perché questo è un errore talmente scandaloso che, cioè, io appena l'ho sentito che è una freccia Morgul, mi volevo alzare dal cinema e andarmene a casa. Perché Morgul. Ora, io non so se in elfico o nella lingua nera, anche se no, in elfico suppongo, significa spettro. Difatti, solo gli spettri possono usare questa tipologia di armi, perché come abbiamo visto, appena qualcuno che non sia uno spettro, la lama si disintegra, giusto? E quindi io mi chiedo, no? Come cazzo fa un orco merda, un orco semplice di prima linea, a scoccare frecce Morgul, che a parte il fatto che possono essere usate solo dagli spettri, ma allora gli spettri non si erano ancora rivelati? Non ha senso. Tu mi fai un buco cosmico nella trama, nel senso logico del film. Non puoi usare una qualcosa che non cioè, è come se Gandalf, no? Cominciasse, andasse a cavallo dei Nazgûl. Stesso concetto. Cioè, non ha senso, capite? Non ha fottuto senso. Che poi questa cazzo di freccia Morgul non è che è fine a se stessa, cioè l'ha colpito una freccia Morgul. Come fanno effetto le armi Morgul? Fili slash Kiri, non mi ricordo. Viene avvicinato all'oscurità e sta anch'egli per diventare uno spettro, come era successo a Frodo. Ok? Viene salvato di nuovo dalla foglia dei re Atlas e da cosa? Da Tauriel, no? Però oltre questo, per colpa di questa freccia, Fili slash Kili non può andare sulla montagna solitaria per andare a uccidere il drago, e con esso non ci vanno Fili e Kili, cioè il fratello, e coso, non mi, un altro nano. Cioè, e così tu mi hai tolto tre nani, andare nella montagna solitaria. E quindi, cioè, io non capisco perché poi loro, dopo essere andati alla montagna, scopriremo nel terzo film che loro ci rimangono chiusi dentro. Cioè, il drago se ne va e loro rimangono chiusi dentro una montagna e non ne escono. E quindi io mi chiedo, che poi tra l'altro, ora, questo spoiler mi è necessario perché altrimenti non capite la grandezza della cazzata che ha fatto Jackson. Perché Fili e Kili partecipano alla grande battaglia, ma lo fanno da protagonisti. Quindi io mi chiedo, come si uniranno alla fine a questa grande battaglia? Io sinceramente non lo so, quindi sono veramente preoccupato di ciò. Poi inoltre, e questo secondo me anche è stato abbastanza grave, tu mi hai lasciato fuori tutta la psicologia di Bilbo in questo film. Tu mi hai reso solo bene la schiavitù dell'anello, che allora non era neanche tanto forte, però tutta l'evoluzione di un personaggio che passa da Hobbit, che passa la giornata in poltrona a bere tè, a non dico condottiero, ma a grande soldato e guerriero.
Nel libro, alla fine, è lui a guidare tutta la compagnia dei nani quando Gandalf alla fine non si fa trovare all'appuntamento. È lui che prende per mano la spedizione e poi, come vedremo, la porterà a buon fine. Tutto questo nel film manca. Non viene dato risalto al personaggio di Bilbo come effettivamente io mi aspettavo. Quindi, non lo so, sono rimasto deluso anche da questo. E poi, quando la scena del drago, signori, la scena del drago, quanto può essere sbagliata. Praticamente, ecco come funziona nel libro. Bilbo si infila l'anello, va giù, prende tipo una coppa d'oro e qualche moneta e se ne ritorna su. E lui vede il drago in lontananza che dorme, piglia le monete e se ne va. I nani vedono che lui ha portato indietro qualcosa e sono e lui l'ha fatto tutto questo per sollevare su di morale i nani, no? E i nani sono di nuovo riacquisiscono l'antico impeto, tra virgolette, e per questo il loro morale sale decisamente. Ora Bilbo scende giù una seconda volta e comincia un bellissimo discorso con il drago, simile a quello che vediamo nel film, ma molto diverso, perché qui si ha uno scambio telepatico, se non vado errato, o comunque se non è così verbale, però con Bilbo che resta invisibile. E lui dell'archipietra non vede, cioè non la nota proprio. E archipietra lì la chiama archengemma, però nel libro è definita archipietra, quindi sappiate che sono la stessa cosa. Magari io ogni tanto dico quello, ogni tanto dico quell'altro, è solo che sono stato abituato con archipietra e quindi comunque sia. Si ha un bellissimo discorso, molto sembra quasi un duello verbale, che sinceramente a me è piaciuto tantissimo nel libro, che nel film viene a mancare. E Bilbo quindi scende giù una seconda volta, c'è il drago che gli dice che lui ha il conto di qualsiasi cosa sia sotto i suoi domini, e quindi Bilbo non può osare di portar via qualcosa. Quindi, se non vado errato, Bilbo di nuovo torna su. Quindi torna giù, stavolta il drago lo sgama e comincia ad attaccarlo, ma solo Bilbo. Bilbo riesce a scappare e ritorna nel vicolo, diciamo, dell'entrata, che tra l'altro poi la porta si chiude, quindi loro non possono più uscire, perché il drago nella sua furia ha fatto franare l'entrata e quindi tutti i nani sono rimasti bloccati nella montagna. Quindi Smaug comincia a cercare di trovare la compagnia, non la trova, incazzato a bestia, e vola verso Ponte Lagolungo. I nani non sapevano questo, pensando che ancora il drago fosse all'interno della montagna, si fanno alla scoperta perché stavano per morire asfissiati. Allora cominciano a cercare, insomma, questa archengemma, e la trova Bilbo per primo. Poi vabbè, c'è tutta la storia del terzo film, che però è completamente diversa da come ce l'ha posta Jackson. E tra le altre cose, vi fu un disegnatore che all'epoca, quando Tolkien presentò il suo libro, Lo Hobbit, fece un disegno che poi lo stesso Tolkien definì come la perfetta idea di come lui aveva in mente Smaug, in cui vi era Smaug appollaiato, tra moltissime virgolette, sull'oro, e si vedono chiaramente i sei arti, cioè quattro zampe e due ali, come appunto è il drago nell'immaginario collettivo. Mentre qui vediamo nello Hobbit un drago pipistrello, che sono frivolezze, che però, cioè voglio dire, se quel disegno l'ha visto Tolkien e ha detto sì, questo è come io penso a Smaug, almeno, voglio dire, cazzo, almeno quello, ce l'ha detto Tolkien, non è che stai a fare un film su Giampeppino e Frattarolo, quindi voglio dire, almeno fai qualcosa di serio. E beh, poi diciamo che di altri problemi ce ne sono, magari li ho saltati. Ah sì, per esempio,
La scena con Beorn è stata completamente tagliata perché era molto più bella nel film, però quello forse, perché lui ha avuto tempo per inventarsi tre quarti di film, ma non per mettere le scene originali, per tagliare tempo, perché anche quella forse poteva essere una scena un poco noiosa. E tanto io penso che sto video sarà tipo a minuti 30 minuti, ma me ne sbatto. Io spero che la telecamera stia registrando, se no lascio YouTube. E nulla, che altro dire di questo film? Ah, poi io l'ho visto in 3D a 48 fotogrammi o 58, mi pare che erano 48, che rendeva il tutto troppo fluido secondo me, e non mi è piaciuto molto questo nuovo tipo di 3D perché sembrava di giocare a Skyrim, un videogioco in generale comunque, però essendo l'ambientazione fantasy sembrava di giocare a Skyrim. Poteva essere, cioè, io non avrei fatto questa scelta così azzardata, che poi secondo me si è rivelata sbagliata. E nulla, io, questa era la mia idea, la mia critica personale al film dello Hobbit 2, la desolazione di Smaug. Penso che questo video sia venuto chilometrico, sempre che la telecamera abbia registrato, perché mica è detto. Quindi io vi saluto e vi ringrazio, forza Roma e a basso Lazio.